Benvenuti, grazie, grazie per essere qua. Allora, ho diciamo riassunto un po' quelli che sono gli argomenti, poi insomma ovviamente ci saranno tutta una serie di percorsi paralleli. E il tastierista, il programmatore, un setup in TV, setup live. Abbiamo parlato nei minuti precedenti proprio di mi porto l'organo vero, mi porto quello finto, porto una master, porto un... Che mi porto io quando devo suonare? Vado a fare il tributo a Jovanotti, mi porto una tastiera, due, tre... Insomma, capire perché diciamo scegliere un setup piuttosto che altro, magari anche sconfrontando delle idee o delle scelte. Quindi scelta del setup, tipologia di tastiera, la connessione di questi strumenti che possono essere appunto hardware o VST, la scheda audio, gestire l'audio e il MIDI, e vi farò vedere un po' di setup, come gestire le sequenze in una trasmissione. Abbiamo parlato di sequenze e accennato alcune cose, canali, cose, eccetera, eccetera, riferimenti. Dall'hardware al software, ovviamente parliamo di hardware o parliamo di software. Oggi è un mondo che ha, diciamo, due aspetti, no, che possono convivere, e possiamo avere degli strumenti. Ovviamente io sono qui a parlare partendo dal fatto di essere Product Specialist di Midiware, che ovviamente distribuisce Arturia, quindi vi parlerò di alcune scelte di Arturia che, a prescindere da tutto, sono estremamente interessanti. Quindi ad esempio l'Arturia l'Audio Fuse 16 rig, che è questa che vedete qua, che potrebbe essere appunto una risorsa per i tastieristi. Poi il mondo delle master, qui c'è la Keylab Essential 88, che è proprio uscita, è stata annunciata giovedì scorso. Poi il mondo delle master, appunto, con la Keylab e la Keylab Essential, il Polybrute, che è questo qua, VST, che sarebbe la V-Collection, il Mini Freak, che avete qua, proprio, che è questo. Il mestiere del tastierista, a proposito di chi vuole fare appunto questo mestiere, dalla teoria alla pratica saremo 2024, cioè questo è prendere un discorso, diciamo, teorico e dire ok, poi tutte belle parole, poi devo andare a fare questa cosa, e mi ritrovo con uno che mi chiede fammi questo, fammi quello, fammi quell'altro. E questo, diciamo, è una trasmissione che, diciamo, richiede un po' una somma di competenze e di, diciamo, di pazienza per fare tutto quello che poi è l'esperienza che uno raccoglie in questo tipo di lavoro. Un esempio di Sound Alike, Terra Promessa, che è stato un brano che abbiamo suonato, dove io ho rifatto, diciamo, la base, se vogliamo così, con i suoni, per farla suonare più uguale possibile, e vedremo un attimino come ho lavorato su questo. Allora, partiamo da un'immagine, che questo è il setup che avevo nel 2023. Allora, come vedete, ho scelto questo setup solo perché ero invidioso dei chitarristi. E basta. Una delle domande che fanno di più nei forum, mi diverte tanto, è: ma perché hai portato tutte queste tastiere? Ma cosa ci fai? A me vi è tanto che rispondo, ma se non le porto a Sanremo, ma quando me le porto? Cioè, ma dove le porto per fare la serata all'asino che vola? Cioè, ragazzi, è chiaro che vado lì e faccio lo sborone, cioè, è evidente che porti tante tastiere, perché il problema è, cioè, te le montano, te le affittano, cioè, ma non sono manco mie, ma ne prendo tutte quelle che c'entrano. Infatti quest'anno mi ho detto occhio, perché quest'anno siate più stretti, allora ne ho portate 4 invece di 2, 4, 5, 6, 7. Allora, qua c'era ovviamente il computer con main stage, una Keylab 61, sotto Yamaha Montage 7, e poi il Krumar, il Mojo 61, con il manuale, diciamo, l'estensione del manuale sotto, e poi il North Stage, il 2X, Novation Summit sopra, poi il Moog, il Super 37, e il GRP, la Groppioni, che usavo per fare subfrequenze, perché vedi se mi dovevo mettere pure a programmare, a spostare i knob della 2, sarebbe stato complicato. E questo era, diciamo, il setup. Quindi a questo punto uno dice: qual è il discorso legato a questo setup? È chiaro che a volte bisogna considerare cosa? Che proprio in un ambito come quello, ma in generale, quando tu hai la possibilità di suonare, cioè, scusate, la necessità di suonare 100 brani che arrivano da 40 produttori diversi, quindi uno ha usato quello, uno ha usato quell'altro, uno ha usato il Virtual
uno ha usato il synth vero, uno ha usato l'organo vero, uno ha usato quello. Quindi tu hai di fronte una serie di cose che devi riprodurre e hai poco tempo. Non è che sto in studio. E dici, ok. Allora, quindi cosa succede? Che come synth puro, mi porto un synth puro perché? Perché ho la facilità di gestione, no? Anche un tipo di suono e un tipo di velocità nella gestione di quelle che sono le programmazioni che devo fare. Ok, fammi questo, fammi un inviluppo, ta ta ta, e quindi scelgo un synth puro che può essere Polybrute, come quello che ho portato quest'anno, un Moog One, che era quello che avevo portato nei primi 2 anni, poi c'è il Summit come il Sub-37 o il GRP La 2. Sub-37, ma poteva sembrare un doppione, però in realtà mi ha aiutato molto perché è veloce. Due oscillatori, vado, mi fai un basso che tipo c'era un pezzo di Albano, mi ricordo, nel sole che c'è un basso con la resonance bello, cioè, e me lo sono programmato in un secondo, perché quella è la situazione. Se fossi andato sul plugin, sì, però sei dovuto andare lì col mouse, aspetta, cambia, eccetera, eccetera, e invece me lo sono ritrovato molto velocemente da fare sul Sub-37. Quindi GRP A2. Perché ti sei portato quello? Allora, ho preso una subfrequenza, l'ho mandata dentro il Summit e quando c'è col basso, c'è un basso così. Esatto. E tra l'altro, mandandolo dentro il Summit, ovviamente il filtro mi si apriva e mi chiudeva, cioè potevo gestire il suono insieme a quello del Summit, per cui c'avevo un basso che era notevole. E stage piano. Perché il North Stage? Perché il North Stage è velocissimo. Cioè io in un secondo faccio qualunque pianoforte, perché ho gli effetti, ho il verticale, i Rhodes, i Wurly, tutti quanti, cioè vado molto veloce, quindi uno stage me lo metto sempre. Non può non esserci uno stage in una situazione del genere. Workstation, la workstation sì, allora, arriva The Amicis, perché con gli inediti già capisci, c'hai il tempo di fare le cose. Poi arriva il maestro The Amicis e dice, Luciano, senti, mi fai uno xilofono lì, e hai 5 secondi per farlo, perché lui ha 10 minuti per provare 4 pezzi e tu devi andare più veloce di lui. Quindi ti chiede una cosa, una montage come un Kronos, come un Phantom. La workstation serve perché mi serve un suono, tra-da, fatto, ce l'ho già pronto. Basta che cerco e ce l'ho già pronto. E poi non ho il tempo di fare gli split sempre. Perché lui dice, vabbè, perché tutte le tasse a dividi? No, perché se io magari ho devo fare una cosa e ho 2 secondi per farla. Ok, si va, mi metti un Rhodes, eccolo. Non è, dice, aspetta, ti puoi mettere lì. Ma sei ritardatari. Allora, benvenuta. Allora, e quindi se ho 2 tastiere faccio prima. Cioè, non ho il tempo sempre di mettermi, no, a fare split, eccetera, eccetera. Poi, Master Keyboard. La Keylab, c'è la Novation, ce la Kai. Adesso parliamo di Arturia, perché ovviamente Arturia è quella che in un certo senso rappresento come product specialist, però ovviamente sapete che ci sono delle alternative. Clone Hammond, c'è il Chrome Armojo, c'è il Nord C2D, c'è il Viscount Legend. Devo dire che il Mojo c'ha il motore del VB3 e io ho provato, ho suonato molto il C2D e comunque è un virtual che funziona. Poi c'ha è un virtual, è uno strumento che funziona, che c'è un motore che puoi anche impostare in una maniera personalizzata, per cui alla fine riesci a farti il suono che ti piace. Questo è quello che io utilizzo, perché alla fine, come le usiamo queste tastiere? Ok, io vi dico come le utilizzo io, nel senso vi faccio capire qual è il flusso che io utilizzo per tutte queste tastiere. In blu c'è il flusso audio, in rosso c'è quello MIDI. Quindi ovviamente oggi tutte le tastiere noi le colleghiamo con un hub USB, perché il MIDI. Veramente, stavo pensando di portarmi un D50 quest'anno per creare un attimo di un brividino. Un brividino, ma quello cos'è un D50? Sai, perché insomma, mi sembra di aver visto. Ma oggi quest'anno, perché è bellissimo poi leggervi in certi casi. Però flusso audio, sub innovation, on stage, tata, quelle che abbiamo detto, e il flusso MIDI. Che cosa faccio col MIDI? Ovviamente la cosa fondamentale è che tutto deve essere richiamato con un program change, quindi tutte queste tastiere devono avere un program change, tutte collegate e tutte che hanno una patch che non suona, perché se mi serve metterci un virtual instrument, oppure se io ho il summit qua e lo voglio suonare qua, gli dico a main stage mettimi il summit sulla montage
E quindi faccio subito un link MIDI, perché altrimenti magari devo suonare questo, devo suonare l'Hammond e so così. E invece magari me le metto anche come mi piace. Quindi tutto collegato via MIDI, tutti con delle patch che non suonano. Questa è una cosa che fa sempre comodo. Con, da una parte, quindi program change, perché devo dire questo va sul programma 5, quello sul 6, in modo tale che appena io cambio, mai dimenticarsi di fare lo store. Una volta che, cioè, quella volta che ti sei dimenticato, sei arrivato al suono C23 e per caso ti sei dimenticato di fare lo store di quel program change su message, se poco poco richiami quella patch e non ti suona quello, sei perso, perché dici, oddio, dove stavo? Perché è una cosa che ovviamente su 50 canzoni a un certo punto dici, qual era? Perché magari non c'è manco il tempo di scrivere la noia. C'è scritto Rhodes e Laci Rhodes, perché dice, tanto quello è il 23, eccetera, eccetera. Perché la televisione non è il tour. Io questa cosa l'ho imparata proprio vivendola, perché quando stai in tour, il tour è, sì, il tour è una vacanza. A parte che è una vacanza perché viaggi e mangi, e poi suoni un'ora e mezza, perché voglio dire, dov'è che si fa questa cosa che tu viaggi e mangi? In vacanza, poi suoni un'ora e mezza, cioè, quello è fantastico. Poi c'è la televisione dove tu praticamente è un frullatore dove tu invece stai lì bla bla bla, e in 5 secondi devi fare tutto, invece il tour stai a casa, ti mandano i pezzi, allora facciamo questi 20 pezzi e tu così ti programmi il suono, te lo senti dalle casse, senti quanto sono bravo, oh questo è uguale, senti come suono, ho fatto uguale, arrivi là e suoni i 20 pezzi. In televisione o con De Amicis, con Leonardo, fai delle serate dove fai 40 pezzi in 6 ore. E dice, e il tour era tanto bello. E invece ci sono delle cose che sono dove devi andare veramente veloce. E quindi lì l'esperienza ti aiuta. Quindi program change che vanno da una parte, dall'altra è control change. Ovviamente mi servono i CC perché devo controllare il pedale, il sustain, controlla un cutoff, controlla una roba, controlla un'altra. Quindi alla fine dall'altra parte le tastiere mi servono per controllare i suoni come, per quello che devo fare. Sustain, expression, wheel, pitch bend, eccetera, eccetera. Diciamo, il centro di tutto questo è la scheda audio. Perché la scheda audio? Perché la scheda audio, in particolare per quello che succede, per come la gestisco io in questo contesto televisivo, stiamo parlando di televisione, io mando, come vedete, alla regia, mando uno stereo. Perché non gli posso mandare 6 canali stereo, mi guardano e mi dicono, bello Ciccio, noi abbiamo qua già 300 canali, se ce ne dai solamente dei 20, li finiamo subito. E quindi io gli mando uno stereo. Mandare uno stereo significa che devi essere bravo a fare i livelli, perché se c'hai quattro suoni e uno sta qua, uno sta qua, ma nel mix dovrebbero star così, è finita. Quindi anche quello è un altro lavoro, cioè devi fare il fonico dei tuoi suoni sempre in poco tempo. Questa è sempre purtroppo la variabile che dici, ma fa, e quanto tempo c'hai per farlo? Poco, perché a volte lo fai con l'artista sul palco, il maestro lì, siamo pronti, allora partiamo, allora ragazzi, via, perché la musica e l'orchestra viene dopo il video e la regia, quella che non ci inquadra mai, però è così, per cui se la regia è pronta e vogliono partire, ha voglia di aspetta, aspetta un secondo, e tu devi cercare di assecondare queste tempistiche. Io vi racconto queste cose per dirvi poi sul campo come funziona, perché magari queste sono cose che uno giustamente non le vede, perché quando c'è la diretta si spera che sia tutto pronto o quasi, a parte gli stacchi pubblicitari dove ci dicono, allora ragazzi facciamo questa cosa qua, appena rientriamo facciamo questa, e tu dici no, cosa? È successo. Ma voi non lo saprete mai. Allora, io qua ho messo la RME Fireface UFX, che appunto era una scheda dove io mandavo dentro tutti i segnali audio delle varie tastiere e facevo praticamente un messaggio, ovviamente cercando di mantenere sempre, io metto sempre i volumi delle tastiere al massimo, questo penso sia una cosa che bene o male quasi tutti fanno, tastiere al massimo, non è come quando andiamo nei locali che dice sto a metà così faccio il solo e vado al massimo. Così il fonico, e invece no, perché così siete senza come un aereo, senza altimetro, cioè no, tastiere, volume al massimo, così non avete mai dubbi. Oppure dovete mettere uno scotch grosso così con il segno di dove sta il volume, perché altrimenti poi arriva anche la donna, le ragazze che fanno le pulizie, o i ragazzi, chi fa le pulizie a un certo punto passa lo straccio sulla vostra tastiera e improvvisamente vi ritrovate il volume diverso.
mi è successo, non solo, è successo che è stato staccato un cavo Thunderbolt, stavamo diventando scemi, poi abbiamo capito che abbiamo dovuto chiedere per cortesia, fate attenzione a non toccare le cose, perché io mi sono ritrovato che il volume di questo stava, che io tenevo a tre quarti, perché altrimenti quando lo metti al massimo questo fruscia un pochino, almeno quello che c'avevo io, e quindi me lo sono ritrovato da un'altra parte, suonavo e me ne sono accorto dopo, ho detto, Dio, che è successo? E invece ho iniziato a pensare all'impossibile, invece mi avevano toccato il volume. Questo succede, quindi... Chi ha pulito la tastiera? Ma perché quelle fanno inizio toccano le tastiere? Beh, magari c'era... Perché cosa succede? Cosa succede? Che magari hanno fatto dei lavori della scenografia, hanno tagliato del legno, quindi ti ritrovi la segatura qua e quindi alla fine tolgono la segatura, quindi attenzione. E c'è la segatura. Le tastiere non so, ma le tastiere non sono mie, quindi va bene. Allora, detto ciò, allora poi utilizzo i VST audio che ovviamente vanno in uscita e poi c'è il pedale del volume, perché a un certo punto se io devo togliere tutto quanto al volo, c'è un pedale che mi permette di abbassare tutti i volumi di tutto quanto insieme. Guarda lui come fa. Battaglia. Però se ho quattro tastiere e voglio abbassare tutti i volumi insieme, che faccio? Uso un pedale di volume audio. Do questa chicca. Poi SSL Fusion, che ci fai? Mi piace. Serve a niente. Mi piace. Non è vero. SSL Fusion serve semplicemente perché, ma i VST sono un po' spenti, sono un po' scarichi, no, non è l'analogico, qua, ok, mi prendo 2000 euro di, diciamo, di outboard per fare il processing di questo prodotto, tolgo un po' di basse, metto un po' di drive, metto un po' di vintage drive, faccio un suono così, con 2000 euro di Fusion. Tutti a posto? Ok, adesso il suono è bello, anche quello di VST, a posto, perfetto. 2000 euro, tanto non è mio, me lo faccio dare, comunque ce l'ho. Allora, poi arriva il click per fare il sidechain, perché se devo fare il sidechain c'è un altro problema. Qual è il problema? Che io ho un click audio, il click audio che va in un certo modo, e poi c'ho il click del main stage, che va, non va così insieme, va prima rispetto all'altro, perché non sono in fase, giustamente. Main stage c'ha il suo click, a me arriva un click audio. Come faccio? Se io ho un arpeggiatore o se ho un sidechain da fare, io devo mettere in fase due click. Quello interno di main stage, che ha un suo, ovviamente un suo andamento, e quello delle sequenze che mi arrivano, ma a me dalle sequenze arriva solo l'audio. Ma potevi usare il MIDI? No, perché quello c'ha un po' di latenza. Vabbè, la devo compensare. Troppo tempo, alla fine prendo il click in ingresso, prendo un compressore con l'ingresso audio del click e faccio il sidechain. Chiaro? No, scusa, prendi... Prendo il click audio, lo metto in ingresso alla scheda audio, io sono andato veloce perché lo metto in ingresso alla scheda audio, un compressore è controllato dal click, quando arriva il click il compressore chiude e poi riapre. E quindi faccio il sidechain con il click, così insomma, vado a tempo. Tu te la scrivi questa? Mi dai tanta soddisfazione se te la scrivi tu che c'hai il violino che controlla un modulare. Possiamo anche finirla qua, questo punto. Io sono felice così. Dopodiché c'è l'ascolto interno. Avete presente quando si sta nella sala da prova e c'è sta quello che fa così? Eh? Quanto rompe le palle questa cosa? Tantissimo. Tu immagina se la fai con 70 persone d'orchestra in cuffia, più la regia, e pensa se uno si mette a fare sta cosa. Praticamente ti licenziano dopo 5 minuti, quindi c'è l'ascolto interno, ovvero tutto quello che io mando fuori ce l'ho in cuffia, abbasso il pedale del volume e ho l'ascolto interno e faccio quello che mi pare. Tra cui... No, se me lo devo programmare, io non ho il dubbio, lo devo proprio programmare. Allora ragazzi, arriva la parte... C'è da fare questa qua, pop back strings, ok, mi sento la reference, perché ci mandano le reference del suono che io devo fare, me lo ascolto, ascolto interno, e poi me lo programmo. Ok, poi mi tolgo le cuffie interne, sono pronto per suonare, alzo il volume e via. Ma questo sarebbe buona educazione farlo anche nelle tribute band, perché se uno dice, aspetta, mi fai un suono, quello, bi, 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 aspetta, bi, bi, no, perché... Anche i chitarristi sarebbe bello se avessero l'ascolto interno, però noi possiamo farlo o meno, perché c'è... Felix e Kemper. Certo che lo possono fare, ma lo possono fare anche loro.
Quindi questa, diciamo, è stata una visuale del mio setup, diciamo, di come gestisco il setup dal punto di vista, insomma, dei flussi MIDI audio, più tutto quello che ovviamente poi va verso la regia. Dopodiché, questo era il setup di quest'anno. Scusate la foto scura, ma proprio perché se potevano fare foto, quando ci vedevano il cellulare, c'era tipo il rischio di essere arrestati, quindi ho fatto una foto al buio nascosto. Quindi questo è il setup che ho usato quest'anno: Arturia Polybrute, Krumar Mojo 61, Klaviyo Nordstage 2X, Korg Kronos, e ho usato l'Audio Fuse 16 rig. Adesso vado avanti dicendo, ecco l'Audio Fuse 16 rig, che poi, perché la 16 rig? Perché sei proprio Specialist MIDIware che distribuisce Arturia? Anche, però distribuisce pure RME, allora potevo usare tutte e due, e distribuisce pure Universal Audio, per cui potevo usare un macello. In realtà, perché ho usato questa? Perché effettivamente, adesso a parte gli scherzi, a parte la, diciamo, la promozione di un prodotto, la verità è che questa qua ha 16 ingressi. Poi ve la faccio vedere meglio dopo. Però in realtà c'è tutta una serie di cose che ci fanno comodo. Infatti qua ho aggiunto il fatto che io quest'anno ho attaccato l'hub USB alla scheda audio, perché questa c'ha l'hub USB interno, e quindi ho risparmiato una porta sul computer, cioè nel senso avevo proprio la possibilità di gestire le porte molto più facilmente, perché questa c'ha due porte USB di suo, che fa comodo, perché magari posso mettere questa, attaccarle, attaccare l'hard disk a questo, e ad esempio c'avevo un problema perché ho proprio comprato questo computer a fine dicembre, quindi mi sono ritrovato con le USB-C, ho detto oddio, c'avevo tutto USB normale, USB 3, quindi ho detto, e mo come faccio? Ho attaccato l'hub alle porte USB, quelle normali, diciamo, ancora normali, della scheda audio, e questa l'ho attaccata con il cavetto USB-C al computer. Mi ha risolto un problema che lì per lì ho detto, ma come faccio? Per il resto il discorso è uguale, poi vedremo alcune caratteristiche di questa scheda che magari vi possono tornare comode, perché effettivamente è un prodotto che è stato pensato per effettivamente i tastieristi, secondo me. Allora, questo è un setup conseguenze. A Saremo Giovani faccio anche le sequenze, quindi gestisco anche le sequenze. E questo è il setup, infatti qua c'è sempre il Nordstage e il montage, il computer che vedete a destra è quello con main stage, e poi a sinistra ci sono i due computer per gestire le sequenze, con spunta fuori un controller che mi serve ovviamente per lo start, stop e alcuni comandi che io vado a impostare. Sequenze con backup, vi do questa diciamo anche questa piccola introduzione su quello che riguarda le sequenze. Io ho un controller per fare il sync. Siccome Logic, a differenza di Pro Tools, vabbè, questa è una roba che chi usa Logic lo sa, insomma, non si possono mettere, diciamo, in sync master e slave due computer, due versioni, diciamo, che girano su due computer, quindi bisogna mandare semplicemente uno start sincrono a due computer separatamente. Per fare questa cosa qui e farlo con un controller solo, mi serve un controller che mi permette di mandare due segnali separati. In particolare, la Minilab ha l'uscita USB e l'uscita MIDI. Quindi a un computer glielo mando via USB, a un computer glielo mando via MIDI. Quindi io premo un tasto, decido quale, e manda il segnale di start a entrambi i computer. Quindi in questo modo io parto e vado, diciamo, in play. Ho due computer con due schede audio attaccate, che ovviamente hanno un routing semplice, perché prendo i canali del click piuttosto che altre cose, poi ve li faccio vedere, e mando fuori, diciamo, i segnali. Il main ha un drone che di solito è l'SMPTE. Sappiamo tutti cosa è l'SMPTE? Alzi chi non lo sa, alzi la mano chi non lo sa. Ok. È un segnale che ha semplicemente un time code, cioè una traccia di tempo che permette di sincronizzare luci, video, tutto quanto, perché c'è una traccia di tempo, quindi che so, 0 secondi, 10 secondi, 15 secondi, quindi è una traccia che ci dà la possibilità di avere un riferimento temporale uguale per tutti. Siccome le sequenze partono da un computer, che è quello ovviamente che ha le sequenze,
tutti quanti si possono sincronizzare, cioè l'inciso a misura 13 per loro è, l'inciso a misura 30 per loro è 1 minuto e 0,2 e a 1 minuto e 0,2 c'è il cambio di luce o c'è il cambio di video. E quindi quella è una traccia che cammina sempre quando c'è, diciamo, la sequenza che va. Se si interrompe quella perché c'è un problema sul computer principale, improvvisamente è saltato, overload, aiuto, improvvisamente parte il backup. Perché? Perché la radial fa proprio questa cosa, quando viene a mancare un segnale di controllo, switcha sulle altre entrate, quindi le entrate, diciamo la linea B delle entrate. E in questo modo io mando sempre ai canali, diciamo in uscita, ho sempre un segnale, quindi questa è la cosa della salvezza, se un computer mi salta, ho il backup, e questo in diretta. Senza nessuna latenza lo switch. Senza nessuna latenza. Cioè, ma poi non è questione di latenza, no. C'è un impercettibile click che tu senti, ma senti questo in cuffia e cambia, però non te ne accorgi neanche in mezzo a quella, però l'interruzione di segnale non c'è, io l'ho provata perché fammi sentire, ma non c'è. No, la radial in questo senso è un esempio di sequenze, almeno come me lo gestisco io, click e count, un canale mono che faccio partire, gruppo ritmico, gruppo armonico, gruppo cori, traccia di servizio per l'artista. Se parte senza accordi, come fai? Glielo devi dare in cuffia. Quindi dai, tonalità in cuffia e lui canta. A volte tanti pezzi iniziano direttamente con la voce, senza l'intro di pianoforte. Una cosa incredibile. E poi c'è l'SMPT di sincronizzazione, appunto audio, video e luce, che è sempre un canale mono. Quindi questo, diciamo, è la in realtà sono più di 8 canali, sarebbero 9, quindi sono 8 canali più l'SMPT. E questo è un esempio, diciamo, di... Questo qua è un setup televisivo che ho usato per la trasmissione di Ranieri. Qua abbiamo main stage, sempre, Keylab, montage, il Mojo e c'è un computer per le sequenze. Perché c'è solo un computer e non due? Perché l'orchestra suona. Ah, l'orchestra suona sempre, non è che ci stanno due computer. Su uno c'è la ritmica, sull'altro c'è l'orchestra. Perché è registrato. Ragazzi, è fermata, rifamo! Cioè, tanto poi... Insomma, diciamola... E poi qua c'è l'iPad. Perché è registrata? Perché in diretta col cavo che uso l'iPad, c'è chi lo usa, ma io... Pensa che me se... sto facendo l'intro come ho fatto un po'... A parte le connessioni, qual è il vincolo dell'iPad? L'iPad è che se io sto in diretta e sto facendo una cosa che ci sto solo io e poi farò sentire che ce ne stanno diverse e l'iPad si blocca o si spegne e io non leggo più, che faccio? Aspetta che vado a prendere la parte. No. Bella carta che sta lì, tanto non c'è vento. Siamo chiusi. Quindi questo... Io, poi c'è chi... I chitarristi lo usano, ad esempio. Ma io... Cioè, lo userei se c'avessi il backup. Questa è dall'Arena Rucio. Qua ho utilizzato il Summit, montage e c'avevo il C2D come organo e ovviamente c'avevo main stage e invece di una scheda, diciamo, ho usato come scheda audio l'SSL, il Big Six, non so se qualcuno di voi lo conosce, però è un mixer della SSL che è molto interessante perché ha praticamente, ovviamente c'è una channel strip della SSL col compressore, cioè ha una qualità... Ovviamente c'è l'equalizzatore SSL, quindi non è niente male. E poi in particolare c'è un tastino, che è quello che sta qua in alto, un tastino che praticamente ti permette di gestire il flusso USB, cioè i canali che escono dal computer li vado a pitchare sui canali fisici che ho sul mixer. Quindi in particolare, ad esempio, i primi due, adesso qua si legge male, però i primi due erano i canali che arrivano dal computer, quindi canali USB di main stage, per cui io qua avevo main stage, posso equalizzare con questi controlli, infatti come vedete gli ho dato un po' di medie e un po' di alte, un pochino schiariti un pochino. I canali mono l'hai utilizzato? Perché i primi due ovviamente sono mono, quindi infatti vedi c'ha il pan aperto a destra e a sinistra, ho pampottato, stessa cosa ho fatto sui canali 3 e 4 dove però ho inserito gli ingressi fisici del montage, ovviamente avevo una master keyboard, quindi sono solamente 4. Come vedete, anche in questo caso c'è dello scotch arancione che evita che quei fader possano muoversi
rischiando di rovinare tutto il lavoro fatto, come anche il master, perché in questo caso ovviamente io mandavo fuori direttamente. E anche qua avevo la possibilità di fare l'ascolto interno, perché su un AUX mi sono rimesso i volumi esatti che mandavo fuori in modo tale che potevo sentire, diciamo, con un controllo interno, e mettevo il mute fuori e sentivo internamente. E questa è una cosa, diciamo, importante. Quindi questo è, devo dire che il Big Six, quando l'hanno visto tutti i tecnici da Agora, ah, ma questo è Big Six, ah, bellissimo, ho fatto un figurone con Big Six, però cioè, è più comoda la scheda audio, devo dire, insomma, dal punto di vista. Questo è il campo volo di giugno scorso, quando c'era Max Pezzali che ha cantato, e quando c'era Zucchero che, quando ha sentito la registrazione dove io suonavo questo qua, ha detto, ah, bello l'organo, mi piace, mi va bene. Quindi questo, diciamo, Zucchero l'ha accettato. Qua c'era il Moog One. Come vedete c'era l'astronave del Moog One che comunque fa sempre la sua porca figura come suona e come appare. Poi avevo il North Stage e il montage, e come scheda audio utilizzavo la Fireface sulla FX. E diciamo, insomma, questi sono vari setup per farvi vedere le scelte che faccio. Come vedete, comunque gli elementi chiave sono sempre un po' gli stessi, poi a seconda delle necessità, di quello che si suona, di quello che non si suona, ovviamente cambiano un po' le... Questo qua invece era il setup del tour del 2022 con Cocciante, dove avevo le sequenze da gestire e poi suonavo il pianoforte e la tastiera, suonavo il pianoforte quando non suonava lui, quindi di fatto questo è un setup minimale, classico, con pianoforte e tastiera, workstation, con poi le vedo da qua, 1, 2, 3, 4, 5 sequenze su uno spettacolo di 2 ore, e quanto è bello suonare senza sequenze, senza click, con quello che suona, canta e tu gli vai dietro. Con un certo golino alla batteria che dava un altro gusto a tutta la situazione. Andiamo avanti, questa è casa mia, quando volete venire. Io vengo. Tu vieni? Ok. Allora, Audio Fuse 16 rig, giusto così per darvi un'idea di quello che succede, ha 2 out MIDI, un ingresso, l'ADAT, quindi 2 gruppi ADAT che ci permettono di collegare anche in digitale, però la cosa che interessa a noi sono i 16 ingressi di linea, ci attacchiamo tutto quello che vogliamo. E a 1300 euro, 1390, trovatemene un'altra così, ci stanno. Cioè di questa qualità, con tutte queste caratteristiche, non ci stanno. E questa è la cosa che vorrei dirvi, al di là di Arturia, però è molto competitiva. Poi c'ha 10 uscite, di cui ovviamente una e due sono già per il monitor, e poi ha le altre utilizzate per gli altri output. Ovviamente accoppiate in tensione, quindi ci potete controllare i modulari. Io lo so che c'è qualcuno che mi guarda come dire, che ha detto, però ci sono dei segnali di controllo, ad esempio quando vedete le scritte CV sulle macchine, CV sono dei segnali di controllo in tensione, che ad esempio, che so, controllo un filtro, io ho una manopolina che posso girare e quello è un controllo che magari mando via MIDI, no? Io sono abituato a vedere via MIDI, oppure attraverso una master keyboard che modifico questo parametro. Ovviamente quando eravamo nel dominio senza digitale, senza computer, senza niente, ovviamente c'era della corrente che andava a controllare tutto quanto, ed era tanto bello, anche tanto scomodo se vogliamo, però comunque oggi ci sono dei segnali che ci permettono, portando avanti e indietro segnali di corrente, come in questo caso accoppiata in continua, di poter controllare anche oggi, ad esempio, una grandezza di un modulare, ad esempio un filtro, attraverso un segnale che esce da qua, e quindi può modulare in tensione il parametro, l'ingresso, ad esempio, di un blocco di un modulare, ma come anche il Sub 37 ha un ingresso CV filter che ti permette di... Sì, GRP, insomma, ci sono tante... Oggi, diciamo, il mercato dei modulari, dei semimodulari, è molto abbordabile, e molte macchine, come vedete, hanno dietro tutti CV, 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 che sono quelli appunto che possono essere controllati. Questa macchina ci permette ad esempio di mandare un segnale di controllo
da un, anche da Ableton, e lo mando fuori in uscita, proprio sulle uscite audio, lo mando fuori a un modulare piuttosto che a un altro synth che ha un ingresso CV, e posso controllare il parametro. Rinunciando al segnale audio su quella uscita. Ovviamente c'è quel segnale lì, però ce n'ho 10 di uscite, quindi voglio dire, va bene, no? Quindi questa è la, diciamo, la dotazione. Poi abbiamo le due uscite MIDI, che insomma sono notevoli, con l'ingresso, e poi abbiamo l'hub. E poi c'è un'altra cosa, che questa scheda ha anche un ingresso MIDI, quindi ho la possibilità di controllare ad esempio il mixer di questa scheda con una tastiera, perché questo ingresso MIDI proprio mi legge i segnali MIDI. Vado avanti per dirvi, questa è un'idea, no, di controllo di quello che può essere l'utilizzo di una scheda audio come questa, dove ci sono questi CV, che sono proprio i segnali di controllo di cui vi ho parlato. Ovviamente c'è lo scambio MIDI con, ad esempio, il MiniFreak. Io qua ho il MiniFreak, ho il Polybrute. Ho messo un Sub-37 per darvi un'idea, come ad esempio un reverbero. Cioè, con tutti questi canali io posso magari mettere in insert un effetto. Esco e rientro e ho messo in insert un effetto, perché ho tanti canali e posso permettermi magari di fare una piccola catena di processing esterno. E ovviamente poi ci sono le master keyboard, che vanno a controllare via MIDI, ad esempio i VST, come anche posso suonare delle cose hardware che sono collegate via routing con il MIDI. Quindi questo è uno scenario, giusto per dirvi che una scheda come questa mi permette di attaccare tanti strumenti. Quindi per un tastierista che magari ha 5-6 tastiere, io qua una o due mono e qualcosa stereo, io qua ho la possibilità di attaccare tutto. Poi la differenza è che questa scheda audio ha la possibilità di essere utilizzata stand alone, cioè tolgo il computer e la uso come mixer. Cioè ho la possibilità di fare un routing audio e MIDI che poi mi resta, cioè io stacco il computer e la scheda continua a funzionarmi così come fosse un mixer. E se io ho patchato, ad esempio, questo è proprio il pannello di controllo della scheda. Qua mi sta entrando un segnale e ho la possibilità di creare un mix di quelli che sono i segnali che a me interessa sentire come mix che esce fuori. Ad esempio, parlando delle sequenze, io in questo caso ho preso proprio un brano che è Sweet Dreams di Annalisa, che poi vi faccio sentire delle cose, che come vedete ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, che sono le uscite virtuali, quindi le uscite di Logic, che vanno a, diciamo, dove vengono divisi i segnali, compreso anche il click. Se io vado sul mio, sweet dreams are made of it, who am I to deserve? Io ho sentito, cioè quello che io sto sentendo lo vedo qua, perché io sto andando a utilizzare i canali USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 che potrei, che posso utilizzare per fare un mix di ascolti come quello che io mandavo fuori in regia. Quindi mi faccio un mix e questa cosa poi mi permette di avere tutto quello che mi serve, compresa la mia tastiera, comprese i miei suoni qua. Quindi tutto questo io lo mando, faccio un mix, lo mando in uscita, e questa scheda, rispetto ad altre di questa fascia, ha la possibilità di avere un routing dove io poi, una volta che faccio un mix che viene chiamato main mix, questo mix che io posso fare dei segnali e mandare fuori tutto insieme, come nel caso quello che abbiamo visto, di ho 5 tastiere, ho le sequenze, ho virtual instrument, ok, metto tutto insieme, mando fuori, e posso attraverso un routing, e questo routing è molto chiaro, questo mix è questa dicitura main. Poi, come vedete qui, ho gli ingressi, i 16 ingressi, che sono quelli che abbiamo fisicamente sulla macchina. Poi abbiamo gli ingressi ADAT del primo blocco, gli ingressi ADAT del secondo blocco, poi abbiamo gli ingressi USB, quindi questi sono i canali del computer, poi abbiamo main, che è questo mix che abbiamo visto, dove ci sono i segnali, ad esempio, delle sequenze,
E poi abbiamo due canali di aux, che sono i canali di ascolto, che possiamo utilizzare proprio come ascolto ausiliario. Questo main io in questo momento l'ho mandato alle cuffie per fare quello che è il famoso ascolto interno, perché se io mi metto una cuffia qua, sento esattamente quello che sta andando fuori. E poi l'ho assegnato alle uscite 3-4, che sono quelle che stanno andando a lui che sta registrando l'audio. Questo è un routing che io ho fatto grazie a un pannello di controllo, che è quello di questa scheda audio, che mi permette di gestire esattamente tutto quello che mi interessa. Se io avessi messo, ad esempio, nell'uscita 3-4 solamente l'USB 1 e 2, che sono i primi due canali del computer che stanno uscendo, perché sono i canali virtuali, se io vado a far ripartire la sequenza, ovviamente sento solamente il canale 1 e 2, che in questo momento è assolutamente vuoto, perché c'è un synth e sento solo questo, perché sto mettendo l'1 e 2 in uscita che va a lui. Metto 3-4, 5-6, rimetto il mix e sento tutto quanto. Quindi questa è un'idea di come questa scheda, oltre ad avere la possibilità di fare un mix, ha la possibilità di mettere il segnale, ad esempio, di questo mix dove io voglio. Lo sto mettendo in uscita sulle 3-4, potrei metterlo diciamo in ingresso, quindi fare una sorta di loop via USB, quindi vado a metterlo su USB in modo tale che mi rientri. Cioè posso fare una serie di operazioni che mi permettono di gestire tutti gli ingressi su tutte le uscite, e questa cosa per una scheda sempre di questo tipo, di anche di fascia di prezzo, ci permette di fare veramente tutta una serie di aggiustamenti, mettere un segnale in insert e riprenderlo. Abbiamo la possibilità di gestire due aux, cioè quando ho visto questo tipo di scheda, vedete qua c'è l'uscita monitor, c'è l'uscita delle cuffie, ci sono le uscite analogiche, appunto le 10 uscite analogiche, le due uscite dei gruppi ADAT, abbiamo le 32 uscite USB, quindi c'ho da fare, insomma, parecchia roba. Allora, per quanto riguarda il discorso della, anche un pochino di quelle che sono le dotazioni che noi usiamo, io proprio questi oggetti che ho qua davanti mi fanno pensare, mi hanno fatto pensare un po' a come impostare. Cioè, quando si parla di sintetizzatore puro, cioè il Polybrute è un analog synthesizer, cioè un sintetizzatore analogico, cioè gli effetti sono digitali, però il flusso del suono che passa, e quindi la generazione, i filtri e il flusso di questo suono è, diciamo, per il 75% analogico. E ho tutti i controlli sul pannello. Quindi una delle cose che a noi tastieristi in qualche modo ci può aiutare è quella di avere i controlli, in modo tale che se io devo chiudere un filtro o aprirlo, ed è il motivo per cui, qua abbasso il volume, non lo fate però in televisione, il motivo per cui poi una tastiera come questa viene dotata ad esempio del Morphe, che è questo oggetto. Ribbon, che in questo caso non fa nulla, però è una barra, diciamo, di controllo che a seconda del preset può essere, diciamo, attraverso la matrice di controllo può diventare, diciamo, la sorgente di un controllo che vado ad assegnare. Quindi il discorso qual è? Che io cerco di dare una tastiera che ha tutta una serie di controlli che mi permettono di poter modulare il suono facilmente in tempo reale. In questo caso loro hanno diciamo, inventato questo tipo di oggetto che ha una, diciamo, anche una nello spazio XY posso assegnare dati, e anche col push, oltre a questo ritmo. Poi andiamo all'Arturia Keylab Essential più la V-Collection. E cosa succede? Che la V-Collection è interessante perché ovviamente ci permette di utilizzare quanti virtuali, insomma, cioè 30, 40 emulazioni di synth reali. Quindi se io vado sulla V-Collection e apro ad esempio aggiungo un instrument channel, vado qua, dico adesso mi apro un Analog Lab, vado qui, vado su Analog Lab, e la cosa che succede è che io ho a disposizione una, adesso mi fa fare brutta figura, perché nel frattempo stiamo registrando il video, abbiamo quello, abbiamo quell'altro, quindi adesso ci metto 85 anni ad aprirsi. Ecco,
Allora, abbiamo una, diciamo, una cosa che è quella di avere mille suoni, cioè i preset sono una cosa che in una Vocal Collection ci aiuta, perché abbiamo tutta una serie di emulazioni di una marea di strumenti, possiamo scegliere bass, keys, lead, eccetera, eccetera. Però in che cosa ci aiuta, ad esempio, una master come quella che loro propongono? Nel fatto che nel momento in cui io ho qui un suono, se non ho fisicamente lo strumento, quindi non ho un prophet fisicamente a disposizione, loro mi dicono, ok, però qua, se tu muovi, c'è da essere qualcosa per cui il MIDI di questa tastiera non c'è più, perché... Questa è una cosa meravigliosa che sta succedendo, io sono... Adesso devo risolvere questa cosa in un secondo, perché sennò dice, allora come funziona? Lui risolve una nota sui suoni, sui VST di Arturia. Sì. Il Mini Moog è sì. L'unico sintetizzatore VST approvato da Bob Moog, il Mini Moog di Arturia. Sì? Sì, 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 mi ricordo questa cosa qua. Della... Adesso tu mi dirai perché questa cosa non sta funzionando, perché mi arriva questo e non me lo dà là. Io ti dirò... Questa è una cosa bella, pensa se mi succedeva lì. Questo è assolutamente vero. E questa non è una cosa bella. Vediamo se funziona di qua. Bruttissima cosa questa, ragazzi. Questo dovrebbe andare di qua e non sta andando. Ci stanno tante cose aperte perché c'è Logic, sicuramente sta andando in conflitto con, anche con questo, per cui... Anche questo, no, ma ho visto da prima perché questo qua non sta arrivando qua, quindi c'è qualcosa che non, c'è qualcosa che non gli piace. Vediamo se ha ripreso. No. Vediamo se lo lancio da solo. Funzionava prima, eh? Devo dire, sai, quelle cose comunque funzionava. Allora, questo Keylab Essential, questo lo mettiamo su 16 rig. Ok. Eccolo qua. Ah. Evidentemente è un problema di assegnazione del MIDI della... comunque funziona, ecco, no, perché mi stava prendendo un attimo, no, proprio brutto così. Allora, quello che stavamo dicendo, adesso tutto a posto. Allora, però devo capire perché non funziona, però sicuramente c'ho troppe cose che stanno arrivando lì dentro. Qual è il discorso? Che, anche perché nel frattempo questo sta controllando anche Logic con i controlli di transport. Quindi... non ho il synth fisico che controlla tutti i parametri del synth fisico e ho una master che mi permette di andare a controllare i controlli che sono mappati come macro, vedete qua c'è brightness, c'è timbre, c'è time, movement e ho questi fader che sono subito mappati in modo tale da potermi controllare tutti i parametri che mi possono permettere di andare a lavorare sul suono. Quello che volevo porre alla vostra attenzione, perché la Vocal Collection la conoscete, conoscete la... conoscete anche la, ovviamente anche le Keylab, è che dal mio punto di vista una cosa interessante è il Mini Freak. Cioè, lo conoscete il Mini Freak? Quanti di voi conoscono il Mini Freak? Cioè, dal punto di vista mio, il Mini Freak è un punto di arrivo estremamente intelligente, che io spero sia sempre più, diciamo, percorso, perché il Mini Freak ha la versione a tastiera che è questa, che magari molti di voi conoscono, è e suona anche bene, e poi ha la versione plugin. Cioè,
Nel momento in cui io faccio link to minifreak, adesso non mi fregare, quando io muovo un qualunque controllo, un qualunque comando sulla tastiera fisica, ce l'ho sul plugin. Quindi cosa succede? Che la perfetta sintesi di quello che è il mondo dei synth, diciamo, analogici con i controlli sul pannello e la Master Keyboard con la VU Collection che è piena di preset, a me piace un sacco il minifreak, perché a parte che secondo me come rapporto qualità-prezzo è imbattibile, perché costa tipo 600 euro e c'ha, a parte già una marea di preset, e poi suona anche bene, e c'ha i filtri analogici. Però la cosa bella è che io qua, appena mi muovo, lui mi sta cambiando sulla macchina fisica. Che poi io qua ne posso aprire quanti ne voglio, perché c'ho questo, ma posso aprire anche altre istanze del plugin e semplicemente avere più, diciamo, più suoni del minifreak, anche se c'ho solo una tastiera, e quando li devo andare a programmare li programmo con la tastiera. Poi questo c'ha, va andato a vedere le caratteristiche, perché poi a volte io, diciamo, mi evito anche di raccontare le tastiere, perché poi andate su YouTube, ci stanno 8000 tutorial sul minifreak, 8000 video, anche quelli miei sul minifreak, l'aggiornamento del minifreak, quindi se io sto qua a mezz'ora a spiegarvi quello che cliccate minifreak YouTube e trovate tutto. Quindi io vi dico quelle che sono le impressioni di un prodotto, perché poi questo ha 21 tipi di oscillatore, ha sintesi granulare, questo quella. Questo è un oggetto che secondo me è estremamente interessante anche per proprio gli addetti ai lavori, perché comunque ti mette a disposizione una marea di cose, è facile da programmare, c'ha tre sezioni di effetti, quindi io ho tre slot di effetti, quindi metto riverbero, delay, compressore, due oscillatori, c'ha tutta una serie di tipi di sintesi, tra cui 4-5 sono ispirati, cioè proprio derivati dalla Noise Engineering e dal Mutable Instrument, che hanno proprio copiato un paio di oggetti loro, quindi voglio dire, comunque è una macchina che ci permette veramente di fare tante cose e di averle direttamente sul computer. E se io non ho la macchina attaccata, quindi se io questa la stacco e quindi non ho più l'oggetto, comunque questo ce l'ho qua e lo suono con questa. Quindi di fatto sto continuando ad avere il minifreak, me lo programmo, poi nel momento in cui ho il minifreak lo attacco, posso fare il link e mi scarico i suoni qua sopra. Quindi questa è una roba, poi se vado nella versione avanzata, ho tutta la visione degli LFO che si muovono, ho gli inviluppi, quindi posso regolarmi l'inviluppo come voglio. C'ha veramente dal mio punto di vista, una macchina estremamente interessante. Quindi chi non la conosce, se può pensare di prendersi uno strumento che costa veramente due lire, considerando i prezzi, 500 euro o poco di più, e lo puoi integrare come plugin all'interno delle proprie produzioni. Questa è una cosa che secondo me è molto interessante per quello che serve, diciamo, a chi ovviamente deve programmare, deve suonare anche dal vivo. Ad esempio molti se la portano, anche perché è piccolina, cioè serve una seconda tastiera, cioè una Phantom 88 e pesa, invece di portarmi un'altra tastiera prendo questa, è piccolina, ci puoi suonare tutti i lead, tutte le cose senza problemi. Quindi facile gestione all'interno del DAW, scambio di preset e controlli, perché li posso scambiare appunto dalla tastiera fisica e il software, e vado avanti.
Ma se il tastierista in pratica, bene, Sanremo utilizza l'utilizzo di QST Arturia, gestione dei preset e controlli su Mainstage, alcuni esempi su sequenza. Allora, siamo arrivati a quella parte in cui vedete io utilizzo Mainstage, metto un suono che è stato fatto con l'OPXA, quindi vedete che un clone interessante questo qua, e un suono dove io ho assegnato al pedale il filtro che si apre e si chiude. Adesso, quando questo è il suono di una cover che ho suonato, dove devo dire che il suono questo qua dell'OP, ovviamente secondo me suona molto bene, come vedete poi ci sono anche tutta una serie di plugin che vanno a completare il suono, quindi c'è ad esempio questo filtro della Waves, c'è cioè un knob, un pumper, quindi insomma ci sono tutta una serie di cose, c'è anche un Walhalla che mette un po' di vintage verb, cioè quando io vado a, c'è un serial imager, cioè ci sono una serie di, diciamo, c'è cioè un'equalizzazione ovviamente, quando io poi carico il preset ci metto anche tanta altra roba su quel preset, cioè perché poi il suono deve essere impacchettato in modo tale che a loro gli arriva una cosa che suona bene, non è che basta il preset, va equalizzato, va reverberato, bisogna anche trovare il giusto, diciamo, giusto bilanciamento tra suono diretto e suono reverberato, insomma c'è tanto da fare oltre poi a fare quel suono dal punto di vista timbrico. Ovviamente bisogna impreziosirlo con tutto quello che serve per quanto riguarda proprio l'effettistica. Qua io faccio una piccola un piccolo accenno di questa parte qua che di fatto conoscete tutti e l'abbiamo suonata chissà quante volte, qua la parte arriva e dico, allora, questa è proprio la parte che ho usato, che era la cover di Annalisa, Sweet Dreams, con rappresentanti di lista, quindi la parte è un riff. E io vi faccio sentire adesso la parte iniziale della song, era, se non ricordo male, c'era una parte scherzare dove lei faceva delle cose. Sentite, è quello che usciva dai computer di Sanremo. Quindi se io non suonavo, c'è stava niente. Oh, ansia. È così, uno dice, leggo commenti, no, ma quello. Stava tutto qua. Cioè, lo facevo io questo perché poi c'erano le altre tastiere che facevano altre cose. Quindi voglio dire, tocca suonare. Eppure bene, non sbagliarsi e poi fare i suoni giusti. Per questo il suono, ad esempio, come vedete, c'erano tante cose che giravano sulla channel strip, quindi effetti, Walhalla. Poi lì metti il 4%, no, 8%, c'è stato un suono che mi hanno fatto impazzire. No, guarda, mettilo a 6% perché è troppo, questo è troppo. Metti il 4% di reverbero, cioè vanno su dei dettagli. Che a volte dice, ma siamo sicuri che loro vanno sul dettaglio, perché comunque hanno degli ascolti per cui il suono deve essere perfetto. E questa cosa richiede del tempo e non è, diciamo, non è poi così semplice da raggiungere in una prima stesura. Quindi c'è la discografica, c'erano i foni, ci stanno tutti, ascoltano. Quindi sei proprio sotto la lente di ingrandimento perché il suono deve essere quello giusto che vogliono loro. Quindi alla fine... Sweet dreams are made of you.
Scusate, mi sono sbagliato, la rifamo. Paura, lì. Ad esempio c'era un'altra cosa che vi voglio far sentire, insomma questa era una cover vediamo questa qua, ad esempio questo mi ha fatto ridere questo brano, perché è il brano che ha vinto Sanremo, che è La Noia, non c'è bisogno della parte, però quello mi fa ridere, mi è arrivata la parte e per farvi capire anche cosa succede a volte nelle parti. Se mi è arrivata questa parte, che è l'intro, e praticamente vado su main stage e quindi dico ok, devo suonare La Noia, quindi metto il preset della Noia. Però c'è una cosa che mi ha fatto ridere, che io suonavo, penso che l'avete sentito un po', anche di sfuggita al bar, se io suono quello che mi è arrivato scritto, è questo qua. C'è qualcosa che non mi torna. Perché poi ho sentito, e rispetto, se qua c'è scritto così, io sentivo. Allora, e poi non era così, era... Adesso, se ci sono questi ottavi che poi diventano sedicesimi, allora io ho fatto il furbo, ho detto, perché poi devono essere uguali, quindi... Allora, ho messo una funzione di main stage che si chiama Not Repeater. Perché quella era una cosa precisa, no? Mentre io manualmente, quindi... E faccio quello che c'è scritto. Perché tante volte quello che loro ci mandano che è scritto è il MIDI file. Sì. E se loro hanno messo un delay a sedicesimi e non c'è scritto, io faccio pa 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 pa, e invece pada 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 pada. E quindi praticamente... E anche qui, ad esempio, c'è una partenza... E questo è quello che io avevo in cuffia. L'ansia di questo click quando arriva, comunque, è sempre... Tu sei... Quanti disegni ho fatto, rimango a quelli morto. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta, e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io rendo stata stata sul collo, la mia collana non è parla di saggezza. E mi hanno dato le eccetera eccetera, che poi sembra facile, sembra facile, però poi dico sempre comunque quando si chiudono le luci, comunque quando parte la sigla dell'Eurovisione all'inizio della trasmissione, raga. Anche perché poi c'era la cosa bella è che la prima cosa che suoniamo è questa, adesso non so se la vedete, però è un foglio nero de robe che praticamente è la sigla. Cioè, già la sigla, tu quando suoni la sigla dici, vabbè, poi tutto il resto è facile, perché la sigla è la cosa più difficile che abbiamo suonato. Almeno per quanto riguarda tutte queste cose, diciamo, ci stanno più note nella sigla che in metà degli inediti, quindi questa è, diciamo, una cosa che... Poi, in questo, diciamo, trionfo di... Ah, un altro pezzo che mi fa tanto ridere, perché adesso non ho caricato la sequenza per farvela sentire, però un altro pezzo che mi diverte molto... per quanto riguarda la tensione, è questo che è dell'anno scorso, perché io c'avevo questa parte. Che era Mengoni, Due vite, che ha vinto. Allora, chi lo fa il pianoforte iniziale? Io. Ci siamo solo io e lui, praticamente per mezza canzone e poi si parte. Così. È andata bene. È stato fatto il pianoforte a coda o alla...
questo è un felt piano proprio che io ho rifatto con un plugin, fatto con un, come te lo dico, anzi lo vedi subito, una corda, sì, l'ho fatto con una corda, questo me lo sono rifatto io, poi tu i suoni te li rifai, se ti piace, se ti piacciono, mi piacciono. Ah, una cosa che volevo farvi vedere, poi, è il, allora, dove sta la SED? È la, dove sta? Ah, questa è Terra Promessa, adesso ci faccio sentire. Ah, questo qua, sì. Allora, il pezzo di Annalisa, che, il pezzo di Annalisa, sinceramente, che adesso vi vado ad aprire, chiudiamo questo. Allora, il pezzo di Annalisa è interessante perché è uno di quelli dove c'era il sidechain. Questo è un suono che sta sulla, diciamo, sulla, sulla parte della, della strofa. Quando io questo suono lo metto in, in solo, adesso io qua c'ho il click. Essentially. Quindi questo è il sidechain. Quindi cosa succede? Che, come vi avevo detto, quando sta partendo, prima mi ha fregato ma adesso è stata brava, se vedete qui il compressore quindi quando io suono, questo è l'ingresso, vi faccio notare solo una cosa. Adesso si è fatta brava, eh? Prima ha fatto fare una figura del cavolo. Allora, vi dico solo una cosa. Io adesso, giusto per un piccolo, diciamo, un piccolo, una piccola parentesi, io sto uscendo da Logic con il click, che quindi voi sentite. E devo rientrare, devo fare il famoso loop back, no? Per rientrare dentro la scheda. La 16 riga ha un canale apposta che si chiama loop back proprio, che è il 33 del computer. Quando io vedo le uscite del, di Logic, c'è l'uscita 33 e 34 che fanno il loop back. Quindi io che cosa ho fatto? Ho assegnato, scusate che prima che dico qualche brutta parola, metto queste due cose vicino, ecco. Allora, ho assegnato il click proprio all'uscita, a un'uscita B32 che mi va esattamente sul canale di loopback, che proprio Logic, riconoscendomi i nomi della scheda audio, mi chiama loopback. Quindi esce dal canale loopback, l'ho messo in mandata su loopback, e mi rientra, infatti, sul canale del, del compressore, come vedete, input 33. Quindi quando io faccio partire il, non questo perché lo sapete bene che questo è il click di Logic, antipatico, fastidiosissimo, quando io vado sulla sul controller dell'Arturia, sul canale dell'Arturia, c'è un canale che si chiama loopback, che è quello dove voi vedete che mi sta arrivando il click. Quindi io mi prendo questo loopback e me lo vado a mettere in ingresso al compressore. Infatti vedete qua il segnale, quindi arriva. Lo chiudo ancora di più. Fantastico. Quindi a questo punto io la apro e c'ho l'altro suono. Questo intro, dato, me se l'hanno tolto nella versione quella. Premo play da qua perché adesso la sfrutto.
pensa se sbagli veramente lì. No, adesso pensa se sbagli. Una, diciamo, mi sono impicciato, ho sbagliato. Pensa, cioè, c'è stato all'inizio, cioè il primo anno che ho fatto Sanremo, era tutto così. Cioè tu dicevi che c'ha 20 milioni di persone che ti guardano, pensa se te sbagli. Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito. La vuoi la verità, ma quale verità? Ti dico la sincerità, la più poetica. Mi sento scossa, ma quanto male fa? Come morire, ma non capita. Sinceramente eccetera eccetera. E questo è il sidechain che prende, che prendo dal click. E come vedete, tra l'altro, queste sequenze qua sono, ho aperto pochissime cose in più perché comunque non, questa è quello che voi sentite, è quello che c'è. Quindi di fatto tutta sta roba qua, anche roba elettronica, va suonata bene, va suonata precisa, va suonata col suono giusto, perché poi dice play, no, non è che playback, che sta ma suona bene, si spera, perché è il lavoro nostro e quindi suoniamo, e potrebbe sembrare che non stia suonando una cosa, invece sta suonando proprio, lo stiamo suonando noi. Ci sono dei suoni, ad esempio questo qua di notte prima degli esami, Don't Save, perché te devo salvare, che era molto, molto bello perché è un pad, un Prophet, diciamo, questo ve lo metto, ve lo faccio vedere qua, dove c'è una... aspetta, resize, perché io quando lavoro ho i 4K, allora. È un Prophet, un paddone fatto col Prophet, che insomma suona... E vi faccio sentire una cosa, questo è quello che io ho rifatto. Quello che a me è arrivato da fare era questo qua. Vi faccio sentire anche questo, poi dice, ma non c'entra niente. Ragazzi, questo ci avevano, questo era il suono. Questo è il lavoro che bisogna fare. Qua dove apre. E io qua, come vedete, cioè, ho la traccia Prophet, non è che mi hanno dato il Virtual Instrument, c'è la traccia Prophet 5, perché era il Prophet 5, io ho preso il Prophet 5 dell'Arturia e ho cercato di rifare, perché questo è quello che... Il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Il filtro serve perché quando abbassa la, diciamo, la dinamica, io chiudo. Questo suono mi ha dato soddisfazione e me lo sono salvato, infatti ho detto, beh, adesso è un pad, insomma, non è difficilissimo. Ah, un altro è Come profondo il mare, che è un pezzo che faceva Mahmood, con i Tenores di Bitti, mi ha fatto morire, mia madre è sarda, quindi quando ho visto i Tenores di Bitti lì sul palco. Stanno tremando le casse, è troppo bello il suono. Vi racconto un piccolo aneddoto che mi fa troppo ridere. Praticamente quando sono arrivati i Tenores di Bitti, loro avevano una nota che gli arrivava in cuffia per intonarsi.
Però quella nota loro la prendevano tipo come una quinta, cioè sbagliavano, no, sbagliavano, la interpretavano a modo loro, perché insomma, vai a dire qualcosa, sono incredibili. E quindi, siccome io non ho l'orecchio assoluto, e io dovevo fargli un bordone sotto, dicevo, cioè, senti, fagli una nota sotto, perché se quelli si sbagliavano le tonalità, tanto poi si fermavano e attaccavano a mood, e io dovevo fare sta nota. Però non avendo l'orecchio assoluto, se loro sbagliavano, io non potevo capire se era Sol bemolle, perché il pezzo era in Si. Allora c'avevo l'ascolto interno, quindi chiudevo il pedale, quindi fuori non esce niente, mettevo l'ascolto interno, una cuffia sentivo la messa in onda, una cuffia al mio ascolto interno, acchiappavo la nota e alzavo. Ragazzi, se non c'ho l'orecchio assoluto qualcosa devi inventare. Va bene l'orecchio relativo, ma sta cosa, acchiappare la nota così al volo, non è per me. E quindi che succede? Ho fatto questa cosa e ha funzionato, infatti, per dirvi comunque quel grado di incertezza che comunque giochi in diretta così poi in giornate come quella delle cover, che Dio ce ne scampi e liberi, che è veramente una roba. Dice che qualcuno si portava il vocal coach. Sì, ma guarda, ti posso dire una cosa, il vocal coach per alcuni era. Allora, dico una cosa per quanto riguarda il vocal coach di alcuni artisti, cioè il 3, non so chi di voi conosce il 3 che ha fatto Sanremo, ragazzi, quello è un mostro. Cioè voi dite, oh, andate a sentirlo che fa freestyle, culo così, cioè una roba pazzesca, cioè non respira e fa, cioè una roba, lui e Fred De Palma sono pazzeschi. Poi è chiaro che se prendi loro due e li metti in confronto a Mengoni, sono due campionati diversi. Mengoni non saprebbe fare quello che fanno loro e viceversa. Quindi il vocal coach a loro serve per fare una cosa che non sanno fare di base, che è il cantato puro. Quindi c'è un inciso dove devono cantare, respira così il diaframma, questo, quell'altro, perché non è il loro. Però se tu gli dici canta una cosa a un BPM pazzesco, senza fermarti mai, fanno paura. Fanno proprio paura. E in pochi lo sanno fare in quel modo. Quindi voglio dire, per loro il vocal coach è una cosa. Per altri, tipo pure l'amoroso, cioè il vocal coach è una questione psicologica. Perché comunque, cioè, volenti o nolenti, l'ansia lì c'è, l'ansia della prestazione, l'ansia, cioè lì loro vivono un mondo che è tutta una cosa diversa. Cioè noi vediamo lì che fanno quella cosa, poi quelli stanno tutta la settimana, interviste, cose di là, poi come sono arrivata quelli e vanno la sera di qua, di là, discografiche, poi mi faranno fare il disco, quanti soldi mi danno, andrà bene, non andrà male il tour, lo faccio, non lo faccio, cioè, c'hanno mille cose, perché chi sta in un campionato medio-alto c'ha mille ansie, mille stress, per cui alla fine noi, per noi è facile, però quello però bisogna capire che quel contesto poi dà una spiegazione a tutta una serie di cose, tra cui il vocal coach, tra cui altre cose, tra cui magari quelli che preferiscono l'autotune perché non se la sentono di cantare senza autotune, perché l'autotune magari non ne hanno bisogno, ma gli dà sicurezza. Ragazzi, davanti a 20 milioni di persone, ma cioè, quando salgono sul palco anche musicisti e si mettono là a suonare, prima che prendano un attimo la quadra, un attimo ci metti, perché comunque stai lì. Cioè, ma quando, se, qualunque, qualunque, cioè, qualunque persona, di, chiunque di noi facesse il proprio lavoro davanti a 20 milioni di persone, un attimino, cioè, qualunque lavoro, pure se uno fa un lavoro manuale, qualunque, cioè 20 milioni di persone ti guardano così. Gestisce l'autotune per i vari artisti. Cioè, la messa in onda, c'hanno Hai la messa in onda. i plugin, gestiscono l'autotune, cioè. Sono più persone, ovviamente. Questo qua è Come profondo il mare, c'erano tutti i tenor di BT che partivano, e poi c'era questo bel pad che adesso dovrei ricordarmi le note, però. Ci stavo solo io. Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei nudisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Non abbiamo da mangiare, ma è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui. No, perché alla fine è così, cioè ti capitano questi pezzi che dici, cioè, roba che c'è un sacco, poi ti capita quel pezzo che sei te
e kata, come giustamente che succede al pianista, però io dico che come allenamento, cioè a parte il pianista, io veramente, ovviamente lo strumento che io, se mi dici adesso ti chiudi in una stanza per una settimana, con quale strumento? Io pianoforte, ragazzi, cioè io faccio il pianista anche, poi alla fine mi ritrovo a essere capace a fare queste cose che diventa, è più difficile, c'è più concorrenza, c'è meno concorrenza. Pianisti ce ne stanno tanti, perché ovviamente c'è il pianoforte, sono i pianisti, sai suonare? Beh, non sai suonare. E da serie, questo è la programmazione di sequenze, è un macello di roba da gestire, che poi devi anche saper suonare, quindi sono due cose insieme. Però voglio dire, il pianista si allena psicologicamente di più, cioè nel senso è come se tu, cioè, tu passi da mattina a sera a suonare sempre, e quindi alla fine mentalmente se ne va. Le tastiere a volte sono coperte, a volte sono scoperte, quindi fa ridere quando si ritrova magari con un suono che sei te e la voce, perché succede meno, no? Quindi in quel momento un pochino più di, diciamo, di emozione, cioè, ma anche bello che comunque si sentano dei suoni che non sia solo il pianoforte, perché c'è stato un periodo che tutti i pezzi iniziano a suonare, infatti ho messo un post su Facebook, ho detto ragazzi, gli ultimi due pezzi vincitori di Sanremo iniziavo io, La Noia e Due Vite, quindi fatevi i conti che è scaramantico, do via del pianoforte, perché se inizia la tastiera potreste vincere, questo ve lo dico. Adesso questi erano un pochino di sample, si sta diciamo facendo tardi, per cui io direi di avvicinarci a grandi passi all'uscita. Ecco qua io c'ho un pochino, ecco un suono da avere sempre in televisione, il pad. La prima cosa, Luciano, mettimi un pad. Quindi voi avete main stage, cioè il primo suono, pad, e poi pad con strings. Perché un attimo che capita, Luciano, arriva l'artista, non lo sai, mi fai un sottofondo, fammi una nota alta. E succedono delle cose, sempre. Questo può succedere anche tipo nello stacco pubblicitario. Che idea era il pezzo, però adesso non ho pecciato tutto, che idea era il pezzo quello che dove c'avevo tutta la roba, adesso non ho pecciato tutti i suoni qua, però insomma credetemi sulla fiducia che era questo. E poi quello che mi ha dato veramente gusto, ragazzi, questo. Io ho detto, ragazzi, mi ha emozionato poter fare questa cosa che ho suonato mille volte, farla con voi mi ha dato veramente gusto. Per cui aspetta che qua ci sono tre preset, perché uno era... C'erano tre brani diversi, di cui uno era... Adesso non so se riesco a acchiapparli nel punto giusto, però c'era uno che era... E questo era uno. Poi ci stava quello, io poi cambiavo proprio la patch al volo, tanto c'era tempo perché c'avevo un po' di... Adesso questo suono, per fare questo suono come lo volevano loro, allora no, ma fai questo, no, togli questo, rimetti quello, no, senti più effetto, no, mi metti per fare... Sti suoni, ragazzi, mi hanno fatto cambiare la quantità di reverbero, la quantità di suono, l'attacco... Cioè, sta cosa qua è andata avanti, anche perché tutto sto di lei. È troppo, invece loro, no, bagnalo di più, fai questo... Come il primo suono, per loro era troppo asciutto. Volevamo così, cioè loro così tornava, capito? Cioè non è... Questo è l'artista che fa questa richiesta, giustamente, no? No, vabbè, in quel caso con gli FL sì, ah, ovviamente, okay. Però di solito è la regia, okay. Cioè, quindi non è... Una cosa che non sai dire di più, fare negli FL che fanno più. Io stavo carico, dai! Oh, 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 oh
tanto ti diverti pure un sacco, devo dire. Cioè, no, io so le cose. Allora, adesso questa era una serie di, diciamo, di esempi dei suoni che si tirano fuori. Questo ovviamente era l'M1, perché è chiaro che è M1. Però, insomma, cioè, questo suono, giusto per informazione vostra, questo qua è un Juno. Stupid Big, ricordatevelo, perché questo basso, insomma, potrebbe essere utile se serve un basso importante. Detto questo, allora, mi telefona Luca Scarpa, che è il pianista di Eros, che conosco, quindi, insomma, dice: senti Luciano, c'è da fare una cosa, dobbiamo suonare Terra Promessa. Terra Promessa. Uguale. Quindi, uguale all'originale. Allora, se ti dicono questa cosa, c'è Eros Ramazzotti, siccome noi siamo malati, allora, giustamente, cosa succede? Che tu sei malato più di tutti, dici ok, quindi dobbiamo rifarlo uguale, quindi i suoni devono essere uguali. Se una persona dice una cosa del genere a un tastierista è finita, tu non vivi più per quelle 3-4 ore che ti servono per fare la cosa. Sì, l'ho fatta uguale. Allora, ma dirti, perché poi io l'ho mandata, mi ha detto, cazzo, sono fighissimi questi suoni. Ho detto, senti, sono meglio degli originali, mi bambucano di più. Mi ha fatto troppo ridere. Allora ho fatto così per giocare, per quanto riguarda il... Adesso, a parte gli scherzi, che, insomma, è un lavoro che sicuramente anche tanti di voi si divertono a fare, però poi questa cosa è finita in televisione, perché effettivamente abbiamo suonato... E io ho riprogrammato i suoni, e usando Isotope Rebalance, Music Rebalance, ho tolto ovviamente la parte di tastiere, quindi questa qua è la traccia di... Torniamo in unità, troppo lontano. Senza le tastiere. Viaggiare è la nostra passione. Incontrare il nuovo. Perché, come magari qualcuno di voi sa, con Music Rebalance, se si toglie la traccia di strumenti, che è ovviamente quella che riguarda tutte le armonie, tieni la voce, il basso, le percussioni. Infatti, voi sentivate solamente le voci, il basso e le percussioni. Quindi, in questo caso. Quindi praticamente io ho iniziato, ho detto ok, ci sta il pluck, e ho aperto il pluck in particolare è un Massive. Poi ad esempio ci sono i brass, che sono di fatti col Prophet, con una curva che ad esempio in questo caso ho dovuto chiudere e riaprire il filtro, e quindi ho utilizzato comodamente una funzione avanzata del Prophet, che andando a giocare sul sustain dell'inviluppo me lo chiude e me lo va ad aprire per fare questo giochino qua, che se acchiappo l'inizio delle note MIDI le sentirete, che è questa robina qua. E poi altre cose, ad esempio questi due. Siamo ragazzi di oggi. Questo è sempre l'M1. Torniamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione. Poi andiamo avanti alla parte dell'inciso. Ti fa un po' paura, finché qualcosa cambierà. Adesso faccio lo switch con l'originale, che è quella, insomma, che conoscete tutti voi. Paura. Dall'inizio, così, giusto per... Questa in solo è la traccia, ovviamente la tolgo, sentite la mia. A posto, no? La sua. Siamo ragazzi di oggi. Se non ci credete.
Questa è la mia, questa è la sua, aspetta. Siamo ragazzi di oggi. Questo, diciamo, questo è il lavoro del tastierista, cioè chi vuole fare il tastierista deve fare questo. Poi devi pure sapere suonare, nel senso che poi... E poi c'è la parte, quella della... che anche c'è il fischietto, che è un fischietto che ho fatto con il plugin del Mini Moog, eccolo qua. Siamo ragazzi di oggi, zingari di professione, con i giorni davanti, e in mente un'illusione. Qua c'è la chitarra. Non siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro. Questa mia, ovviamente nella mia non c'è la chitarra, quindi qua c'era la chitarra e nella coda della chitarra. Non siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro finché qualcosa cambierà. Qua ci stanno anche le campanelline. Allora, queste che ho fatto io sono le campanelline, infatti se sentite l'originale... Finché qualcosa cambierà. Sono queste. Ovviamente poi lì ci sono le basse belle piene, perché... E poi succede che arriva il solo, e il solo pure quello dà soddisfazione, perché è un solo che è una chitarra tipo synth, grazie, ciao, è una chitarra synth con un lead sopra, che vi faccio sentire l'originale. Allora io ho messo, diciamo, ho fatto una somma, poi c'è anche un'elettrica. E questo è quello che ho trovato. Questo sotto è tipo synth guitar e poi sopra c'è la diciamo un synth, un lead. Messi insieme in questa roba qui, io faccio sempre a B. Sta un po' più dentro nel mix, quindi dice, però lo già sta dentro, tu l'hai messo troppo fuori, quindi stai fuori mix, ok, adesso te l'abbasso, scusa. E questo è quello che succede. Poi, cosa è successo? Che nella... dal vivo, poi tutto questo lo mando dalla parte e c'era da suonarlo, perché i suoni erano giusti, avevo fatti, però poi questa, diciamo, questa finale è proprio la parte e quindi c'era pure da suonarlo con Ramazzotti che sta lì. Tutti quanti ti sentivano, cioè Boscariolo, Luca Scarpa, sono tutti là a sentire, e quindi tu stai là e poi... C'è una latenza incredibile, perché ovviamente ci sono tutti i piani, però la cosa più importante per loro, l'ho scoperto suonandola, era questo flautino fottutissimo, e quello lì praticamente mi ha fatto ridere, perché me l'hanno fatto alzare a un livello, credo di avere... Strofa? Quello della seconda strofa, no, quello che chiude la strofa. Ah, perché aspetta che ce l'ho pure aperto su... Allora. Questo sta... ha un volume incredibile. In che tonalità è? Non mi ricordo. È altissimo. Me lo facevano alzare sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ho detto, ma quanti... Questo è il fischietto, quindi ho dovuto fare dal vivo i brass, il flauto, il fischietto qua, e poi qua c'avevo, non mi ricordo che...
No, sopra non c'avevo niente, c'avevo sull'altra tastiera c'avevo un pad che cresceva. Quindi insomma queste erano tutte le... E poi ovviamente queste patch io le ho date agli altri tasseristi, a Valerio e a Valentina, e c'avevamo questi suoni qua che avete sentito facendo lo switch A-B, e ovviamente abbiamo suonato, poi erano tutti contenti, e alla fine nella sequenza ovviamente c'era qualche appoggio. E questo, insomma, ho fatto vedere i VST che ho utilizzato per fare questa cosa qui, insomma, molta, molta Arturia, ovviamente molto dell'M1, perché erano i suoni, diciamo, della promessa dell'84, quindi, insomma, diciamo che, ecco, è giusto così.